Via. Sì. Ah, ok. Controlliamo un attimo. Ok, sono partiti, che tu dici? Sei in ritardo. La satira è uno strumento fondamentale di verità, no? Il disegno ha una capacità di verità che non hanno nessun altro strumento. Ecco. Ora, il male nasce in un momento di un'Italia grigia, un'Italia sotto attacco delle Brigate Rosse, un'Italia di magistrati, generali, massoneria. Il giornale era con molti colori proprio per questo, perché noi ci riappropriavamo del colore, della capacità di ragionare, di ridere, di su tutto, no? Moro che dice abitualmente vesto Marzotto, no? Il Moro che non capisce come parlano questi, le Brigate Rosse che non capiscono come parla Moro, no? Vedi, la grande satira è una capacità storica. Nel primo male di Pino c'erano due grandi autori di satira vecchi, ma Pino Zacca e Sergio Saviane, che erano incredibilmente inaffidabili, no? Ora, Pino Zacca era inaffidabile totalmente, per cui se gli diceva non attaccare questo e quello veniva massacrato obiettivamente, non è che come è ogni bravo grande autore di satira deve essere inaffidabile, ecco. Io non era nelle mie corde, però io ero felice che fosse nelle sue corde, che il giornale travalicasse le cose. Cioè, un conto è cosa disegno io e un conto a cosa penso il giornale di satira debba avere. Il giornale di satira deve essere sempre al limite. Infatti, come dire, Pino ci ha messo questo virus, ma in realtà non è che quello di fare il giornale di satira, noi siamo ammalati di questo. Io dopo il male ne ho fatti altri 6-7. Angese pure lui, Vauro idem, no, malato, Mannelli pure lui in parte. Non, poi ognuno a modo suo interpretava la cosa a modo suo, ma perché cioè, il piacere e la libertà che abbiamo avuto lavorando, disegnando, la soddisfazione di prendendo in mano queste copie del giornale che avevo fatto, no? E che era questa opera d'arte nostra, opera d'arte che la gente lo sfogliava, lo cosava e interpretava i temi. È una cosa che, so, forse fare un film ti può dare lo stesso piacere, ecco qua, non... Ripartiamo agli anni 50. Io a 6 anni, 7 anni, mio nonno mi portava a vedere lo spettacolo dei pupi. A Palermo c'erano 4-5 teatrini di marionette. L'opera dei pupi, no? Altrettanto a Roma, no? Per cui il piacere di vedere queste animare, questi politici, trasformarli in marionette e trasmettere questo piacere a tutta Italia, era questo. Poi in realtà, quando noi disegniamo un politico, è un pupazzetto che si muove nelle nostre mani, no? Di oggi un giornale di satira deve essere un po' come le pubblicità intrusive, che apri il web e ti rompono i coglioni, non riesci a levarle, no? Ecco, la cosa deve essere senza che tu vai a cliccare, no, tu non devi andare a cliccare per vedere, devono assalirti loro, no? Come cosa. Solo che per fare questo ci vogliono tanti soldi, spero che di trovarli prima o poi. Io una volta l'ho pubblicato al Canard de Chenet, perché Pino diventa direttore del giornale, io che ero il precedente direttore, che faccio questa operazione qua, dico vabbè, ora il mio ruolo è quello di faccio l'inviato, vado fuori e cosa succede? Che c'è il colpo di stato in Spagna, di Tejero, cioè quel colonnello che entra in questa assemblea qua, con un plotone di soldati, si mette a sparare una mitragliata in aria, tutti si buttano, i deputati si buttano sotto i banchi. Se il re faceva la sua parte, avrebbero rimesso in piedi la dittatura in Spagna. Ecco. Allora io vado là, mandato in Spagna da Pino Zacchi, mi leggo tutti i giornali spagnoli, a un certo punto trovo un trafiletto da uno che tra le altre pare che un giornale abbia pubblicato una cosa inerente a questa cosa qua un mese prima. Come un giornale dell'Italia, un giornale, ecco, i giornali che davano dentro gli aerei, ma non trovo quel giornale, quel numero, trovo altri numeri, no, vedo quella tipografia che lo stampa, vado nella tipografia e la tipografia me lo fa vedere il numero, ma non me lo dà, me lo fa vedere e c'è tra le barzellette, 10 barzellette, una che dice io non so se il 20 di febbraio sarò alle 5 della tarda al Parlamento con il mio reparto.
data, cosa, luogo, tutto esatto, preciso. Cioè, un mese prima questi qua avevano detto che quel giorno, a quell'ora e quella cosa, il colonnello cosa sarebbe stato al Parlamento. No. Allora, ha un punto, una cosa di genio praticamente, ne sono sempre fiero. A questo punto vado alla redazione. La redazione era un posto falso, cioè nel senso c'era uno scantinato, nello scantinato c'era una porta, c'era una vecchietta dietro con un tavolo, basta. Cioè era un... non aveva giornale, non abbiamo niente, non può parlare con nessuno, non c'è niente, no, vabbè. Di fronte a questo palazzo dove c'era la redazione nel seminterrato, c'è un posto, una cartoleria dove facevano le fotocopie. Allora dico, ma stai a vedere che questi andavano a fare le fotocopie là? Perché a quell'epoca le fotocopie costavano un casino, no? Vado là e vedo buttato di lato il numero che mi serviva a me di quel giornale. Allora, con eleganza lo rubo, me lo porto, rientro in tassi, torno in albergo, felice. Ah, ho la prova qua, la cosa è tutto, con un'intuizione di quelle degne del, mi sento proprio un dio del giornalismo, che poi naturalmente noi ci sentiamo anche grandi giornalisti. Potrei anche dirti una debolezza nostra forse, che non siamo capaci di raccontare, di ricordare i nostri maestri, no? Perché proprio io nella categoria dei grandi maestri cose sono Pino Zacchi, Sergio Saviane e altri due o tre, non di più, no. Mi sento colpevole in parte, perché io ce l'ho sempre dentro. Tante volte avrei voluto, cioè nei giornali che ho fatto, volevo fare una parte del giornale, una, due pagine, sempre con i grandi con cui ho lavorato, tenendoli insieme. Pubblicare sempre un disegno di Pino Zac, una storiella di Andrea Pazienza, un disegno di Sergio Saviano, un disegno di cose, anche perché... per un modo o per l'altro non sono mai riuscito a farlo, questa cosa qua, no? Poi vabbè, come dire, non è che se c'è un paese che è sempre stato contro la cultura, contro quell'altro, è sempre stata l'Italia, non è che, in cui anche la cultura era metodo di lotta politica, in cui io finanzio i film degli amici miei, e invece cose. Come dire, la bellezza di Pino, mia, di cosa che l'altro, è che noi gli autori li cercavamo, li prendevamo, non ce ne fottevamo come pensavamo, ma per come disegnavamo, per come erano, ecco, non abbiamo mai fatto una scelta politica. Pensa, giornali di Stato, i giornali più politizzati che ci sono, non hanno mai scelto gli autori e così politicamente, mai. Grazie.